Volevo riflettere con voi su questo periodo di tempo che stiamo vivendo, in cui sembrano convergere tutte insieme avversità di vario genere. Dalla pandemia che si protrae oltre ogni previsione, rinnovandosi di anno in anno senza che sia possibile controllarla o trovare un rimedio efficace, come invece in passato, grazie ai vaccini, è accaduto per altre malattie contagiose anche più gravi. Ai cambiamenti climatici, a cui nessuno voleva credere, e che invece stanno sconvolgendo ogni equilibrio naturale, generando conseguenze disastrose a livello mondiale, con migliaia di vittime, dovute a eventi naturali sempre più frequenti e intensi, a siccità e carestie, che insieme alle guerre di potere o religiose, generano nei paesi più poveri movimenti migratori di intere popolazioni. In ultimo, l'invasione russa in Ucraina, esempio di violenza senza limiti e di feroce prepotenza umana, che, come ultima goccia, sta facendo traboccare il vaso degli equilibri sociali, economici e politici a livello globale. In tanti si chiedono se tutto questo non sia un castigo di Dio per tutto il male fatto dall'uomo. Credo proprio di no, anche se di motivi validi perché lo fosse ce ne sarebbero abbastanza, ma non è così che pensa e agisce il Signore. Il punire è più un'azione umana che, in nome di una giustizia a volte degenerata in vendetta, si infliggono pene a chi risulta colpevole per i suoi comportamenti deplorevoli. Il Signore invece si serve di questo tipo di avvenimenti che accadono, spesso tragici e dovuti per lo più all'indole egoistica dell'uomo unita alla sua sete di potere e di guadagno, per correggere e richiamare con pazienza e amore chi, ripiegato su se stesso, vede solo il proprio interesse e si cura soltanto del piccolo orticello della propria vita. È il richiamo di un padre addolorato e preoccupato per i suoi figli, che, allontanatisi da lui, fonte dell'amore, non lo ascoltano più, e in balia del proprio egoismo, che li rende insensibili alle sofferenze dei fratelli, perseguono solo i propri interessi e per raggiungere i quali sono disposti a seminare morte e distruzione su intere popolazioni innocenti. La destabilizzazione di cui parlavamo ha fatto poi emergere negli ultimi tempi la consapevolezza, anche nei più giovani, di quanto la condizione della vita umana sia in realtà debole e fragile, nonostante le straordinarie scoperte fatte e gli incredibili successi ottenuti dall'uomo nei vari campi della scienza, della tecnologia e del sapere. La scoperta di questa fragilità e dell'incertezza della propria vita ha portato nei giovani paura e sfiducia in se stessi, che sono sfociate nell'aumento dei suicidi e delle forme depressive, oppure in rabbia e violenza che hanno prodotto il proliferare di fenomeni sociali come le baby gang e le violenze di gruppo. Ci siamo anche accorti come l'attuale pandemia non abbia colpito, come avveniva in passato, soltanto i paesi poveri del terzo mondo,
ma si sia propagata con forza anche in quelli più ricchi ed evoluti, che con le loro ingenti risorse a disposizione avevano evitato fino ad oggi questo tipo di problemi. Di fatto, oggi, la ricchezza non difende più chi la possiede e la scienza, pur essendo sempre più avanzata e progredita, ha mostrato tutti i suoi limiti. Riflettendo su tutto questo, mi è venuto da pensare che non sia solo casuale quello che sta avvenendo, ma sia per l'uomo, creatura e figlio di Dio, una preziosa opportunità concessa dall'amore del Signore per riflettere sul vero senso della propria vita e su quei valori morali e spirituali che sono stati smarriti. Valori come il rispetto dell'altro, la solidarietà, la sacralità dell'amore e della famiglia, l'amore e la difesa della vita come dono di Dio, l'onestà e la verità nei comportamenti, fondanti una vita sociale autentica. Ma l'aspetto forse più rilevante, che più condiziona e orienta le nostre scelte, è il valore assoluto che diamo all'esistenza terrena, vivendola come fosse l'unica opportunità di vita che abbiamo, quando in realtà è solo il piccolo frammento iniziale di una nuova vita che non avrà mai più fine. Non siamo stati pensati e creati solo in funzione del periodo di tempo che vivremo in questo mondo. Sarebbe in effetti in contraddizione con l'amore di Dio. È così evidente, infatti, la disparità che c'è nella distribuzione del benessere e della felicità fra tutti i suoi figli, che non può essere questa l'unica possibilità di vita che ci è concessa dal Signore. È quindi ben altro il senso e lo scopo della nostra creazione. Nati dal suo amore, nel suo amore infinito ritorneremo per rimanerci sempre, resi partecipi della sua vita divina, fonte di immensa ed eterna gioia. Questo sarà il dono per chi avrà accolto e vissuto in questa vita il suo amore e, accettando la propria condizione di debolezza e di sofferenza, si sarà unito a Gesù nell'offerta del suo sacrificio. Ed è soltanto in questa prospettiva di eternità beata che possono avere un senso il dolore e le croci che fanno parte di questa breve esperienza umana. O il dover regolare la propria vita secondo quelle norme così esigenti e assolute di cui parla Gesù nel Vangelo, come il riconoscere la propria croce come un bene, l'amare anche i nemici, il perdonare tutti e sempre, il dimenticare se stessi per pensare esclusivamente agli altri, l'offrire e donare la propria vita per amore del Signore e dei fratelli. Oppure può avere un senso anche la dura condizione di alcuni fra noi che, innocenti, sono destinati a rimanere un'intera vita su una sedia a rotelle o paralizzati in un letto, privati dei benefici e delle gioie di un'esistenza normale. Quest'ultime situazioni, etichettate dai più come disgrazie o ingiuste condanne da parte di Dio, diventano, per chi le vive, nella prospettiva della gioiosa ed eterna vita che ci aspetta,
una forma di predilezione da parte del Padre, che vede nell'offerta, pur inconsapevole della loro sofferenza, quella fatta dal Figlio sulla croce, e saranno per questo resi partecipi della stessa gloria di Gesù. Ma il vedere e l'accettare le cose sotto questa prospettiva sottintende e richiede un'intimità di vita col Signore fedele e profonda, molto diversa da quella religiosità formale che si preoccupa solo di fare il minimo necessario per sentirsi a posto e, grazie a dei compromessi, riesce anche a non privarsi di alcune soddisfazioni tipicamente mondane e materialistiche. Lo so che queste sono considerazioni a cui si preferisce non pensare e di cui non si vuol parlare, perché ci rattrista e terrorizza il solo pensiero della morte e della sofferenza e incertezza che la circonda. E non è poi di grande aiuto né di molta consolazione neppure la prospettiva dell'eterna vita che ci attende, così astratta e misteriosa che, se dipendesse da noi, le preferiremmo le pur povere ma sperimentate e apprezzate gioie e soddisfazioni della terra. Quando però preferiamo non fermarci a riflettere, pur con un naturale senso di timore, sul mistero della morte e della vita eterna, è segno evidente di quanto sia ancora superficiale la nostra vita di fede e di quanto poco abbiamo ascoltato e conosciuto il Signore. E questo è soprattutto dovuto allo scarso tempo che gli dedichiamo, volendolo conciliare con altri interessi umani a cui dispiace rinunciare, anche perché non sembrano essere in contrasto con una vera vita cristiana. Rispondere alla chiamata del Signore e seguirlo è però una scelta seria, in cui non trovano posto i compromessi. Comporta dare una nuova impronta alla propria vita, liberandola da ogni peso superfluo. La botte piena e la moglie ubriaca, per dirla con un proverbio, non fa parte del cammino di fede. Il Signore lo si comincia a conoscere intraprendendo con umiltà e determinazione la sua sequela. Ed è con la Chiesa e nella Chiesa, insieme ai fratelli, che dobbiamo seguire Gesù, nutrendoci dei sacramenti, dell'ascolto della sua parola, dei momenti personali e quotidiani di preghiera e amando e soccorrendo nella carità i fratelli che sono nel bisogno. Così, offrendo veramente la nostra vita e abbracciando la stessa croce del Signore, potremo donare noi stessi con amore e diventare motivo di gioia e di consolazione per il Padre Celeste e per tutti coloro che incontreremo sul nostro cammino.